Ciao! Allora, comunicazione di servizio. Questa sera, ore 21, circa 21-21.30, sul canale Twitch della Lega dei Videogiochi ci sarò io con gli altri miei compari della Lega dei Videogiochi che parleremo di, credo, videogiochi. Però, insomma, metterò il link in descrizione e ecco, se ci seguite, chiamate i vostri amici e se vi stufate, comunque restate collegati così le visualizzazioni vanno su e noi siamo contenti e felici. No, dai, però potrebbe essere una cosa simpatica, credo, spero, insomma. Ora 21.30 o 21, forse magari mi collegherò prima con massimo di quanti giga, adesso vediamo. Con massimo di quanti giga la panca, adesso vediamo, era un... Sono un po' in crisi, perché... Quindi stasera 21.30 o 21. Gioco di oggi. Ieri abbiamo visto un clone di Super Mario. Ne ho trovato un altro. Cioè... sigla! Aspire to begin. Allora, 16 dicembre, Super Bioman 4 della Seguiero Electronics, 1900 e non si sa. Non sono riuscito a trovare l'anno, adesso magari scopro che c'è invece sulla all'inizio. E un altro clone di un altro gioco di Mario. Allora, questo è... Ok. Vediamo se magari c'è l'intro. Super Bioman 4. Push start. Ed è il clone di Super Mario 3. Sì. Non è Mario World. Super Mario 3. Partiamo. È incredibile. Cioè... Allora, la musica è la musica che ci sarebbe nel tema, diciamo, della mappa. Ed è Super Mario, cioè, c'è poco da raccontarci. Ovviamente il level design aiuto, 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 ma volevo portarlo perché dopo veramente non sapevo che, cioè, ho scoperto grazie a questa muoio sotto forma di teschio. Con questa fantastica rubrica che è Late Little Christmas, ho scoperto che la Corea ha creato un sacco di giochi di cloni di Super Mario. Veramente, a delle volte non ci si crede. Solo che a differenza di Grigiana Sister, per Commodore 64, questo è morto. Ancora. Allora, riproviamoci. Forse devo saltare da là. Cioè, questo è proprio è clonato senza vergogna, vero? Scusa, non è la corsa questo. Ah, sì, ok, è la corsa questo. C'è la P anche. Ha preso comunque e la P trasforma come in Super Mario 3, la P trasforma i blocchi in monete, cioè sono veramente riusciti a... Oh, calara! Cos'è che ho ucciso? Ok, vabbè. Veramente, cioè, ripeto, incredibile. Non mi dà la P adesso perché va bene, non mi interessa. Cerchiamo di superare almeno quel pezzettino lì, evitando di fare figuracce da cioccolatai. Dai, su, salta. Una mina. Ma continua, beh, certo che voglio continuare.
cercando in giro su internet, cioè andando avanti con il gioco, all'inizio un fiore. Oh, il fiore che spara, che mi permette di sparare molto bene. Interessante. No, ah no, sì, guarda che bello. Adesso non temo più niente, praticamente. Non temo più niente, più o meno. Urcala. Allora, riproviamo. Bello, eh? Allora, io sono una chiavica totale a giocarne. Ma perché, allora... cos'è questo? Qualcosa che mi uccide tanto per cambiare. Bellissimo, BioLife 02. Perché questo è Bioman. È Bioman. E le monete sono, cioè, il simbolone del dollarone. Poi ha dei momenti di fluidità contrapposti a dei momenti di scattosità assurdo, però voi state, cioè, pensate che siamo su MSX1. E tra l'altro la ROM mi sembra che sia... Sembra che siano tipo 32K la ROM, quindi mi sono anche un po' scassato, eh. Vabbè, facciamo una speedrun, vai. Speedruniamo. Certo. C'è la hitbox di quella roba là che mi dà un fastidio incredibile. Continua. No, no, almeno da fare il primo. Beh. Provo con la tastiera. Però qual è il secondo tasto? Non mi serve il secondo tasto. Questo mi aveva ucciso. Ma cos'è la tagliola? Ma come faccio? Devo proprio scavalcarlo via. Va bene, dai, riproviamoci. No, 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 cioè, non ci sto io a sta roba qua. Non voglio far figuracce dell'accidenti. Allora. Ma non è che magari devo prendere... Ah, qua non mi danno un'ostrica di niente. Carino, la cosa del prete della morte. Va bene, dai. Allora, basta, l'ultima. E poi... Qua mi serve la chiave, qua. Ma me li posso fare tutti i livelli. Allora, facciamo il secondo livello. Vediamo come butta sto livello. Successo. Basta, finito, chiuso, stop. No, no, vabbè, basta figuracce. Super Bioman 4. Vabbè, una cosa allucinante, però MSX1 niente male, direi, niente niente male. Quindi, cari 64isti, voi avevate un clone, voi avevate Great Jana Sister, beh, noi avevamo Super Mario, Super Bioman. Non so cosa possa essere peggio o meglio, però insomma, dai, ci sta. Non voglio comunque fiammare altre guerre di home computer perché non mi sembra proprio il caso. Siamo tutti amici, vogliamoci tutti bene. Sì, dai. E vi aspetto questa sera alle 21, 21:30 su Twitch, la Lega dei Videogiochi, sotto c'è il link in descrizione, per guardarci e ascoltarci blaterare di roba strana. Dal vostro Willy è tutto, vi do appuntamento a domani con... Pensate un po', un altro gioco per MSX. Incredibile. A domani. A domani. Ciao. Ciao ragazzi, grazie mille.